Open Fiber porta la fibra a Campli, comune italiano colpito dal terremoto dell'ottobre 2016, un cantiere dal forte valore simbolico. Campli rappresenta da un lato tutti i cantieri già aperti da Open Fiber nell'ambito del primo bando di gara di Infratel per la banda larga nelle aree a fallimento di mercato, che sono già 26, e dall'altro la volontà di arrivare nelle zone terremotate per far emergere la vicinanza del governo impegnato nella ricostruzione, ma anche per scommettere sul futuro, come ha sottolineato il Premier Paolo Gentiloni, arrivato a Campli per inaugurare il cantiere. Campli è uno dei comuni colpiti dal terremoto, è uno dei comuni del cratere ed è credo di straordinaria importanza dire grazie a chi ha lavorato, a Open Fiber, ai suoi ingegneri, ai suoi tecnici, alle maestranze, agli operai dei cantieri, senza i quali non si fanno queste operazioni e queste innovazioni. Open Fiber che apre il suo cantiere e che dà il via alla banda ultralarga a Campli è esattamente questo, è l'impegno dell'Italia perché nelle zone colpite dal terremoto si parli del futuro e si lavori per il futuro, oltre che lavorare sull'emergenza, sulle difficoltà e sulla ricostruzione. Campli è una delle prime tappe di un processo nelle aree a fallimento di mercato che porterà Open Fiber ad aprire cantieri su tutto il territorio italiano per colmare il digital divide delle zone finora non raggiunte dalla fibra, come ha spiegato l'AD Tommaso Pompei. Oggi lavoriamo su un'ottantina di città dei cluster A e B, quindi delle zone cosiddette a successo di mercato. Abbiamo già collegato un poco meno di 2 milioni e mezzo di unità immobiliari e oggi siamo partiti, da qualche giorno siamo partiti con la realizzazione della rete in fibra, quindi della rete ultraveloce, nell'ambito delle commesse statali, quindi dedicate alle zone a fallimento di mercato. Siamo partiti da Campli. Oggi ci sono 25-28 cantieri aperti in altre località, arriveremo ad avere 300-400 cantieri aperti nel giro di pochissimi mesi. L'importanza della fibra a Campli, prima che in altre grandi città come Roma, è stata sottolineata dal presidente di Open Fiber, Franco Bassanini. Poi arriverà anche a Roma, ma a Campli consentirà di scaricare un film in pochi secondi, consentirà a una piccola media impresa di usare il cloud con affidabilità e sicurezza, consentirà di aprire alle imprese gli strumenti per l'export.